Ciao a tutti amici Michi Rider e benvenuti in questo nuovo video. Video un po' particolare perché andremo a scoprire la storia di uno degli imprenditori dimenticati che maggiormente ha influito sulla storia dell'Italia come la conosciamo oggi. Siamo a Biella, da dove nasce letteralmente tutto, ma prima di continuare iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche, in quanto questo è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro. Ed è proprio qui a Biella che il 25 marzo del 1879 nasce il protagonista della nostra storia, ovvero Riccardo Gualino. Nasce da una nota famiglia di imprenditori orafi ed è l'ultimo di 12 fratelli. Sin da giovane, sin da ragazzo, si distingue per le sue doti oratorie, tant'è che i genitori prevedevano per lui una carriera da avvocato. Da subito si trasferisce poi a Genova, dove, oltre a studiare giurisprudenza, inizia alcune piccole attività imprenditoriali, tra cui quella sul legname. In seguito ad un burrascoso inizio, dopo aver comprato un appezzamento boschivo nel sud della Corsica, ma brutalmente cacciato e osteggiato dagli abitanti locali, trova maggiore fortuna in Transilvania, dove riesce a gestire e sviluppare una ditta di legname che però, a causa della popolazione dell'epoca un po' burbera, riesce a vendere con qualche tranello per 30 milioni di lire. Gualino resterà comunque sempre legato a Biella e al suo territorio, anche perché proprio all'inizio del Novecento Biella rappresentava un importante polo economico ed industriale. Era molto sviluppata l'attività tessile e quelle bancarie grazie alla famiglia Sella, che dovrebbe ricordarvi qualcosina, e lo stesso padre di Gualino aveva un'azienda di oreficeria che contava ben più di 200 dipendenti, ma a cui Gualino non si legò perché teneva già occupati tutti gli altri fratelli. Siamo adesso a Casale Monferrato, e proprio del Monferrato era originaria Cesarina Gurgo Sacile, che indovinate era la cugina di primo grado di Riccardo Gualino. I due però si sposano. Cesarina era unica ereditiera di una nota ditta edile e il matrimonio avviene proprio qui a Casale Monferrato l'8 settembre del 1907. Gualino è all'epoca poco più che ventenne e vi racconto un piccolo aneddoto, ovvero che siccome l'allora parroco era un po' contrario a queste nozze, Gualino, con l'arroganza tipica di un ventenne, dopo aver donato al parroco un'ingente somma di denaro in due buste, quest'ultimo gli chiese ulteriore 200 lire per celebrare il matrimonio. Gualino glieli diede, ma a modo suo, anziché far gettare il riso durante le nozze, fece gettare proprio 200 lire in piccole monetine che poi il parroco dovette raccogliere da solo. Era per lui un chiaro segno di dire: fai queste nozze e non rompere più di tanto. Gualino ha nel 1907 appena 28 anni e nell'anno dopo, nel 1908, nasce la figlia Listvinia, che ovviamente a causa del legame di parentela ha ben più di qualche problema di salute. Ed è proprio qui a Cereseto che la vita di Gualino cambia totalmente. Poco dopo che la moglie Cesarina rimase incinta, infatti decise di stabilirsi qui a Cereseto e di costruire un'umile dimora. Quello che vedete alle mie spalle, che si erge su tutto il Monferrato, è il castello di Cereseto. Una dimora da oltre 6.000 metri quadrati e 153 stanze che venne ufficialmente inaugurata dai coniugi Gualino nel 1912, esattamente poco prima della prima guerra mondiale, costruita con i fondi accumulati dalle riserve fabbriche di legname che l'imprenditore aveva fondato in Romania. Il castello è stato poi negli anni sequestrato, abbandonato, passato da varie proprietà, a oggi è ancora abbandonato, purtroppo non è visitabile. Alcune fonti testimoniano che una delle torrette appartiene ad un imprenditore toscano, mentre un'altra piccola porzione di proprietà appartiene a un'impresa del Veneto. Tuttavia divenne poi negli anni 70 tristemente famoso per due motivi. Il primo è che in una delle torri, quella che svetta la più grande
grande tra tutte, alcuni malavitosi impiantarono un vero e proprio magazzino per la gestione della droga, mentre in anni più recenti fu rinvenuta la bara di un bambino. Insomma, un castello che avrebbe davvero tanto da raccontare, che purtroppo oggi è completamente sguarnito di tutte le opere che Gualino ha accumulato durante la sua vita e che più in là con l'età lo stesso Gualino riuscì a definire addirittura un po' pacchiano. Proprio in quegli anni, mentre Cesarina si occupava di una vita dedicata all'arte e alla crescita della povera figlia Listvinia, Gualino stava intrattenendo numerosi rapporti con altre attività, soprattutto all'estero. Si trovava infatti a San Pietroburgo, una città che contava su 1,5 milioni di abitanti all'epoca e in forte espansione, in cui, grazie ad un corposo finanziamento della Ambrose Bank, decise di acquistare vicino alla foce del Neva una serie di lotti edificabili per avviare una serie di attività in ambito edile. Proprio il giorno dell'inaugurazione, quando questi lotti erano stati costruiti in modo da costituire una vera e propria città, succede l'irreparabile: scoppia la guerra. I coniugi Gualino si trovavano all'epoca proprio a San Pietroburgo e sono protagonisti di una rocambolesca fuga, tra l'altro con i mezzi dell'epoca, e dovevano attraversare anche tutta la Germania, che proprio in quel momento stava sbarrando i confini e stava preparando l'attacco per la prima guerra mondiale. Gualino però era un uomo ricco di risorse e che non mancava di certo d'astuzia. Capisce che l'Italia era in un momento di valutazione, ma capisce anche che non poteva sostenersi da sola, e quindi fonda la SNIA, la Società di Navigazione Italo-Americana, che si occupa di fare import di carbone dall'America. America che all'epoca era ancora neutrale al conflitto, e quindi Gualino agisce indisturbato e proprio in quegli anni si arricchisce parecchio. La guerra arriva dunque al termine, il castello di Cereseto fortunatamente rimane intonso, ma Gualino decide di spostare tutte le sue attività a Torino, sia per quanto riguarda i suoi affari, sia per quanto riguarda la sua vita privata. E arriviamo dunque al 1919. Eccolo lì, ingresso o uscita dall'autostrada 4 Torino-Milano. Chissà quanti torinesi, milanesi, turisti lo hanno visto domandandosi cosa fosse e non sapendo rispondere. E alla fine della guerra la SNIA non ha più niente da importare dal carbone, la domanda di carbone si è ridotta, per cui acquisisce la Viscosa di Pavia e diventa SNIA Viscosa, stabilendo la maggior parte delle attività a Torino Stura, proprio quella che è alle mie spalle. Gualino infatti, da buon biellese, controllava comunque un po' l'industria tessile e aveva scoperto che il Piemonte, da gran produttore di seta che era, dopo la guerra era in grande crisi, per cui acquistò i diritti di produzione del rayon. Il rayon è infatti una sorta di tessuto, una sorta di seta che però è sintetica e soprattutto molto più resistente, e che in quel periodo ha di fatto preso il posto della produzione di seta del Piemonte, anche perché era più semplice da produrre. La SNIA Viscosa cresce così molto rapidamente, arrivando a realizzare 9.000 tonnellate di rayon nel 1925, e la SNIA Viscosa raggiunge un capitale di 1 miliardo di lire nel 1925, una cifra astronomica. Da lì in avanti continua a crescere, finché si scoprì un nesso tra la produzione del rayon e alcune intossicazioni, oltre a elevati rischi per la salute degli operai, e da lì gli affari non andarono più bene. Tra il 1940 e il 1944 però Torino venne completamente bombardata. Precedentemente il fascismo aveva requisito tutti i beni a Riccardo Gualino, tra cui la SNIA Viscosa, e oggi l'unica cosa che rimane della SNIA Viscosa è il picciu della SNIA, ovvero quella torre di colore giallastro alle mie spalle. Oggi al posto della SNIA Viscosa a Torino c'è sì il picciu della SNIA, ma è sorto un centro commerciale, mentre l'antico stabilimento SNIA Viscosa è stato completamente raso al suolo durante i bombardamenti di Torino durante la Seconda Guerra Mondiale. Immaginate ragazzi che tutta quest'area, tutta l'area coperta dal centro commerciale, era a partire dal 1919 occupata dagli edifici della SNIA
viscosa. Era un progetto monumentale e soprattutto questo vi fa anche capire la lungimiranza di Gualino a non soffermarsi solamente su un'unica attività, ma a innovare, a cambiare radicalmente l'obiettivo di una delle sue aziende, ovvero la SNIA, società per importare carbone, in una società dedicata completamente al tessile, per poi esportare questo tessile praticamente in tutto il mondo, perché Gualino aveva rapporti con la Francia, aveva rapporti con gli Stati Uniti, aveva rapporti con tantissimi paesi esteri. Con il trasferimento a Torino, Gualino decise di prendere una dimora un po' più umile rispetto al castello di Cereseto in via Bernardino Gagliari 28, che è proprio quella dove siamo adesso. L'alloggio in via Bernardino Gagliari 28, che dovrebbe essere la struttura alle mie spalle, ma poi come vedremo in realtà questa è una ricostruzione, prevedeva una ventina di stanze, per quello vi dicevo un po' più umile rispetto al castello di Cereseto. Tuttavia a Torino Gualino iniziò a imbastire tutta una serie di attività che lo portarono ad acquisire la maggioranza delle azioni addirittura della Fiat. In realtà poi cedette queste azioni ad Agnelli, il che rafforzò notevolmente il rapporto tra i due. Quindi pensate, Gualino è stato per un piccolo periodo di tempo socio di maggioranza della Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, che noi storicamente invece attribuiamo agli Agnelli, mentre poi Agnelli prese la presidenza della Fiat una volta che Gualino cedette le sue quote. Gualino diventò presidente della SNIA Viscosa e i due continuarono a collaborare in realtà per un lungo periodo di tempo. Nel corso degli anni però Gualino aveva adocchiato alcuni posti a Torino per edificare altre case, anche perché insieme alla moglie la loro collezione d'arte, che comprendeva quadri, sculture, opere di Picasso, Monet e tantissimi altri, diventava sempre più grande, per cui adocchiarono un piccolo pezzo di terreno sulla collina dove far edificare una villa, la cosiddetta Villa Gualino. Nel 1924 nasce la SIRAC, Società Italiana Radio Audizioni Circolari, e dopo aver conosciuto Guglielmo Marconi, che all'epoca depositò e iniziò a guadagnare un grosso patrimonio grazie ai brevetti sulle comunicazioni radiofoniche, venne fondata l'URI. Nel 1926 Gualino, a soli 47 anni, aveva un patrimonio personale di 600 milioni di lire e un capitale in tutte le sue società di oltre 3 miliardi, ed è proprio in questo periodo che decise di iniziare il progetto di una grossa villa sulla collina di Torino. Era il 1928 quando venne commissionata Villa Gualino, anche perché le 20 stanze della sua abitazione e residenza originale iniziavano ad essere un po' poche. Villa Gualino è un progetto imponente, una villa pianta ottagonale composta da due lunghi corridoi nel quale posizionare tutte le opere accumulate negli anni dal filantropo. Ed è sempre negli stessi anni che parte un altro progetto per realizzare un altro alloggio costituito da tre torri molto grandi a Sestri Levante. Piccolo aneddoto: per realizzare quegli alloggi Gualino fece spostare il cimitero di Sestri Levante pagando il dovuto. Il cimitero venne spostato, gli alloggi vennero realizzati e una di quelle tre torri è quella che oggi viene conosciuta come Torre Marconi, di fronte alla quale veniva ormeggiata l'imbarcazione Electra proprio di Guglielmo Marconi, e dove lo stesso Marconi era solito condurre esperimenti. Mentre l'enorme stabile a Sestri Levante fu effettivamente abitato da Gualino ed era composto da 65 stanze, nel 1930 venne invece completata l'edificazione di Villa Gualino, che oggi ospita un RSA e che a tutti gli effetti non venne mai abitata da Gualino, perché poco dopo il termine dei lavori, quando già tutte le opere erano all'interno e quando lo stesso Gualino era pronto a trasferirvisi, il fascismo prese poi il sopravvento e a causa di più di qualche screzio tra l'imprenditore e il duce, tutti i suoi edifici e tutte le sue imprese vennero sequestrate, tra questi proprio anche Villa Gualino, che si trova alle mie spalle, che ancora oggi però sovrasta
la città di Torino, praticamente vicinissimo al centro. Ma gli uffici legali e l'amministrazione prendono posto a Palazzo Lascaris, esattamente quello che è dietro le mie spalle in via Vittorio Alfieri 15. Oggi Palazzo Lascaris è però sede della regione e in questo particolare momento addirittura in ristrutturazione. Un peccato che io non vi possa far vedere tutta la facciata perché è davvero molto bella, ma sono sicuro che appena i lavori finiranno sarà uno spettacolo da venire ad ammirare. Gualino però è ben lontano dal fermarsi, anzi gli anni 20 comportano per lui un rapidissimo sviluppo e proprio nel 1921 fonda anche la SMIAE, società mobiliare e immobiliare dell'Alta Italia, proprio per dedicarsi al business degli immobili. Inizia ad interessarsi anche di equitazione, passione che aveva sviluppato insieme alla moglie Cesarina. Ma gli interessi di Gualino non si fermavano solamente all'industria tessile e all'industria edile, bensì iniziò a interessarsi anche dell'industria alimentare. Nasce quindi in Corso Francia 325 la cosiddetta UNICA, Unione Nazionale Italiana Cioccolati e Affini. Capitale sociale iniziale 1 milione di lire, di cui l'80% di Gualino, e 200.000 lire da dividere tra tutti gli artigiani, pasticceri e cioccolatai, che, diciamocelo, non avevano un grandissimo capitale tra le mani. Si richiese successivamente, proprio per realizzare e costruire gli stabilimenti, all'epoca tra i più moderni non solo in Europa ma in tutto il mondo per la produzione alimentare di dolciumi, l'aumento del capitale sociale da 1 a 5 milioni e dopodiché da 5 milioni a ben 50 milioni che, indovinate, Gualino mise tutto di tasca sua. Era un periodo comunque florido per Gualino, tant'è che acquistò addirittura le cantine dei Florio, esattamente coloro che avevano inventato la targa Florio, di cui vedete un altro video qui sul mio canale. Non versavano proprio in condizioni ottimali, in quanto uno stile di vita davvero al di sopra anche delle loro pur grandi possibilità li aveva ridotti quasi sul lastrico. Insomma, l'impero di Gualino si era davvero formato e qui siamo proprio nei giardini della ex Unica. La lunga permanenza di Gualino a Torino, quindi nel capoluogo del Piemonte, ha lasciato numerose tracce, tra cui proprio di fronte al Parco del Valentino, quello che vedete alle mie spalle. Questa struttura è comunemente nota come Palazzo Novecento, ma in realtà il suo vero nome è Palazzo Gualino. Vi faccio vedere anche la targa. Fu uno dei più fulgidi esempi di razionalismo italiano e fu uno dei primi edifici, se non il primo, a essere realizzato con lo scopo specifico di essere adibito solamente per uso ufficio, quindi venne edificato per ospitare al suo interno solamente degli uffici. Sempre negli anni 20 gli affari vanno a gonfie vele, soprattutto nell'industria tessile. Nel 1929 Gualino decide di investire in un materiale chiamato salpa, ovvero una sorta di simil pelle realizzata però con gli scarti dell'industria alimentare. L'interesse per l'arte e per il teatro porta i coniugi Gualino a investire e ristrutturare completamente anche il teatro di Torino, situato tra via Giuseppe Verdi e Piazza Castello. È qui che nel 1926 si svolge la prima di L'Italiana ad Algeri, un'opera molto importante per l'epoca. Sono però anni di estrema tensione. A partire dal 1925, infatti, il fascismo prende sempre più piede in Italia e dopo alcuni scambi di missive tra Gualino e l'allora onorevole Benito Mussolini, si arriva al dunque. È proprio Mussolini che fa partire il mandato di cattura e arresto per Gualino. È il 1931 e dopo un processo abbastanza sommario Gualino viene destinato ad un isolamento di 5 anni nell'isola di Lipari. Tutti i suoi beni vengono infine sequestrati, la nuova villa in collina, l'abitazione in via Gagliari, l'unica. Gualino si ritrova a non avere e non poter gestire più nulla di tutto quello che aveva costruito. È un periodo, quello di Lipari, di estremo isolamento, dove Gualino scrive anche due biografie e un romanzo. Dopo circa un anno di confino a Lipari, insieme alla consorte Cesarina, i coniugi Gualino però riescono ad andare via dall'isola e recarsi a Parigi. Qui però la situazione non è delle migliori. Il governo italiano infatti aveva completamente proibito a Gualino di amministrare qualsiasi tipologia di azienda e un divieto temporaneo di
residenza a Roma. A Parigi, inoltre, a causa di un intenso rapporto con la banca d'Utrecht, Gualino viene processato e sconta addirittura una settimana di prigione. Ma l'imprenditore non demorde. Una volta uscito, infatti, intesta tutte le sue proprietà e tutti i suoi averi ai fratelli di Cesarina. Tra il 1933 e il 1934 Gualino continua ad amministrare in realtà tutte le sue società grazie ad alcuni fondi che aveva trasferito all'estero, ed è proprio in quel periodo che nasce la sua passione per il cinema. Fonda così a Parigi la Lux, Compagnie Cinématographique de France. Successivamente si trasferisce a Portofino, a Villa Alta Chiara, e viene costituita la Compagnia Cinematografica di Torino con capitale sociale di 100.000 lire. La capitale del cinema è però Roma, e i coniugi Gualino decidono così di acquisire Villa Caetani a Roma. Nel 1940 però scoppia la Seconda Guerra Mondiale e i coniugi Gualino sono di nuovo costretti ad abbandonare tutte le loro attività e a fuggire addirittura da Villa Alta Chiara, dove le SS entrano di soppiatto, requisiscono e la usano come sede per amministrare molte delle loro attività. È un periodo molto buio per l'Italia, ma Gualino ancora una volta è un uomo di speranza e proprio in quegli anni inizia a sovvenzionare in maniera molto segreta e di nascosto la lotta partigiana. Il suo contributo fu fondamentale soprattutto per garantire ai partigiani armamenti e munizioni per combattere contro nazisti e fascisti. Finita la guerra, però, di tutto ciò che Gualino aveva realizzato a Torino rimane ben poco. La Snie Viscosa e molte delle altre proprietà dell'imprenditore vengono completamente rase al suolo e del momento di ricominciare un'altra vita. Tra il 1950 e il 1959 l'interesse per il cinema da parte di Gualino è sempre più grande. A Torino, Roma e molte altre città italiane nascono diversi cinema lux e alcuni di essi sono ancora oggi visitabili nonché funzionanti. Gualino e la sua società di produzione sono dietro alla realizzazione di alcuni dei grandi capolavori della cinematografia italiana. Tra questi Il cammino della speranza e Riso amaro, ed è proprio a Roma che l'imprenditore Riccardo Gualino conosce anche Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, che successivamente sposerà anche Sofia Loren. È proprio in questo momento che Gualino però si rende conto che la produzione cinematografica italiana non è sufficiente a sostenere i costi di produzione e capisce che una delle attività con maggiore ritorno economico potrebbe essere il doppiaggio dei film americani. Nasce così la Fono Lux e ad essa si deve la grande tradizione del doppiaggio italiano. È una seconda vita per Gualino, gestisce, dirige, ma un po' da dietro le quinte, anche se in realtà tutte le attività vanno in realtà molto bene. La Rumianca ha iniziato infatti la produzione di DDT, all'epoca il buco dell'ozono non era ancora un grande problema, non si conosceva neanche, e nonostante tutto la Rumianca viene espansa ancora da Gualino per la produzione di sapone, un sapone rosa, e qui la genialata fa sottoscrivere un contratto a tutte le star del cinema con cui collabora in modo da spingere l'utilizzo di questo sapone, il sapone delle star. È una delle più grandi e delle prime operazioni di marketing conosciute nel mondo moderno. Si chiamava Lux, il sapone di 9 stelle su 10. Questa strada piena di curve ci conduce verso la fine di questo viaggio che personalmente mi tocca tanto, anche perché pensate quanto Riccardo Gualino abbia influenzato molti aspetti della vita che conosciamo oggi e che tuttora esistono in parte grazie a sue idee. E questo viaggio lo finiamo a Europa, il santuario di Europa, ma più precisamente nel cimitero monumentale di Europa, che è giusto qui alla sinistra. Il 6 giugno del 1964 Gualino lascia la sua vita terrena, muore a Roma e da allora è sepolto in una tomba costruita in granito rosa al cimitero monumentale di Europa, esattamente quella che vedete alle mie spalle. Gualino è stato uno dei più grandi imprenditori di inizio Novecento del nostro paese. Grazie a lui sono nate tantissime attività che esistono ancora oggi, ma purtroppo le sue gesta sono state in qualche modo dimenticate. Nessuno di noi lo studia a scuola, io stesso ho scoperto la sua esistenza quasi per caso e l'ho approfondita grazie a un libro che si chiama Il Grande Gualino, dove tutto ciò che vi ho accennato in questo video, per cui è impossibile andare nel dettaglio, sono descritte con grande minuzia di particolari, ed è
un omaggio che io voglio fare oggi nell'anniversario della sua morte a Riccardo Gualino, un uomo che sicuramente ha cambiato il destino e il volto dell'Italia e che vale la pena di essere ricordato. Fatemi sapere se video come questo vi piacciono, fatemi sapere se conoscevate la storia del grande Gualino. Per questo video è davvero tutto e noi come al solito ci vediamo al prossimo. A presto!